Bentrovati amici delle due ruote, oggi sabato 22 maggio dopo aver reso omaggio ad alcuni amici comuni che ci hanno lasciato le nostre immagini per raccontarvi quanto è successo nel 54esimo Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato di Botticino. 54esima edizione, sì, avete capito bene. La manifestazione ha una lunga storia che è iniziata nel lontano 1957. Allora la categoria interessata era quella degli esordienti e a vincere pensate un po' un certo Franco Chiodi. Correva allora per la formazione Combattenti e Reduci la Marmola. Oggi, armato di bandierina, il buon Franco pronto a collaborare per il successo della manifestazione, ma soprattutto a testimonianza del forte legame di questo gruppo di amici che hanno dato vita a questa società locale che, nonostante le tante difficoltà note a tutti, continuano nel loro percorso organizzativo che ormai ha superato il mezzo secolo di vita. Il percorso ormai consolidato prevede un tracciato veloce nella parte iniziale, interamente ricavato all'interno del comune di Botticino. Non particolarmente difficile, ma tracciato da non sottovalutare. Numerosi leggeri cambi di pendenza, intervallati dalle numerose curve, alla lunga possono diventare impegnativi, soprattutto se interpretati agonisticamente con la classica gara, per capirci, stile dilettante. 121 sono i chilometri, dei quali gli ultimi 1000 metri a grande intensità. Una pendenza che inizialmente invita i meno esperti ad allungare il passo, ma i 500 metri finali, con pendenza del 18%, diventano veramente selettivi. Di difficile interpretazione, adatti a scalatori, scattisti, leggeri e soprattutto a coloro che hanno saputo ben gestire la prima parte della salita. E aggiungiamo noi, scegliere il giusto rapporto. Mentre le nostre immagini mostrano la lunga azione operata dai portacolori locali in maglia Delio Gallina e, per la precisione, Claudio Zanotti e Marco Amicabile, vi diamo ancora qualche informazione interessante. Sono stati 161 gli atleti che hanno firmato il foglio di partenza, dei 204 iscritti, in rappresentanza di 23 formazioni tra le più rappresentative del panorama ciclistico dilettantistico. Per completare la prova, il tempo impiegato 2 ore e 55 minuti, realizzando una buona media finale di 41 km e 400 metri. Hanno tagliato la fettuccia d'arrivo 55 dei 161 partenti. La gara. Abbiamo visto l'allungo operato da Marco Amicabile e Zanotti Claudio fin dai primissimi chilometri. Non hanno accettato la bagarre le altre formazioni e praticamente una cronometro a coppie, con il gruppo intenzionato a tenerli, come si dice, a bagnomaria fino alle fasi finali. Numerose le formazioni intenzionate a confrontarsi proprio nel tratto che caratterizza la competizione, quindi doppia fila e passo regolare, mantenendo il distacco nei due minuti primi. Come potete vedere, Bergamasca, Trevigiani, Mantovani si alternano nelle prime posizioni del plotone, mentre i rispettivi direttori sportivi dalle ormai famose radioline dettano tempi e distacchi. Insomma, una gara sotto questo profilo facile da gestire. Davanti la soddisfazione di una raccolta sostanziale di premi per i traguardi volanti conquistati, e di questi tempi di certo alleggeriscono la fatica. Passano velocemente i chilometri e nelle retrovie i primi ritiri, mentre anche per la coppia di testa comincia a farsi sentire la fatica. 100 km di fuga e soprattutto il primo caldo non sono stati una passeggiata. Si ricompatta il gruppo quando all'arrivo ormai mancano solo una ventina di chilometri. Nemmeno il tempo di rifiatare, davanti allungano con decisione sotto la spinta di Paganini, Paul Martino in maglia Fagnano nuova. Pochi metri di vantaggio su un altro attaccante, si tratta di Vincenzo Bernardelli, Lucchini Unidelta, in terza posizione con il dorsale numero 63, Giacomo Simioni, formando così un terzetto al comando, decisi a guadagnare un po' di spazio prima della temuta asperità finale. Ma troppo controllata la gara e troppo numerose le formazioni intenzionate a ritornare nella situazione di gruppo compatto. Ora anche i ragazzi in maglia Delio Gallina danno il proprio contributo all'inseguimento e davanti l'alta velocità a breve produce qualche tossina di troppo e in poco tempo il vantaggio si riduce e i pur coraggiosi Paganini, Simioni e Bernardelli si dovranno arrendere alla logica del gruppo compatto. Si procede così in direzione municipio di Botticino per poi continuare verso la salita finale. Ultime battute di gara con le formazioni Bergamasca e Trevigiani a fare il forcing. Ora si lotta per permettere ai propri scalatori di prendere la salita nelle posizioni di testa. La
strada sale, poi si impenna. Ai 500 metri davanti, con azione decisa, è già il favorito Stefano Locatelli in maglia bergamasca, con a ruota Moreno Arredondo, prefabbricati foresi, e Rafael Andriato in maglia trevigiani. Leggermente staccato in maglia Mantovani e Edoardo Zardini, e a seguire una coppia Casati con Rocchetti e Marchetti. Poi via via il resto della corsa. Insiste nel forcing Locatelli, mantenendo la prima posizione. La pendenza ora è del 18%, quindi molto difficile cambiare ritmo. Rettilineo finale, Locatelli insiste. Arredondo e Andriato non mollano. Ultimi metri, ma ormai è cosa fatta. Vince la 54esima edizione del Trofeo Industria, Commercio e Artigianato di Botticino, Stefano Locatelli. Podio Arredondo e Andriato. Classifica finale di questo 54esimo Gran Premio Industria Commercio di Botticino. Decima posizione Thomas Alberio, Trevigiani. Nono Michele Simoni, Lucchini Unidelta. Ottavo Massimo Graziato, Trevigiani. Settimo Maurizio Anzalone, team Palazzago. Sesto Alessio Marchetti, Casati. Quinto Federico Rocchetti, Casati. Quarto posto per Edoardo Zardini della Mantovani. Terzo Rafael Andriato De Mattos, Trevigiani. Secondo posto per Arredondo Moreno della prefabbricati Team Scap. E primo Stefano Locatelli della De Nardi. Allora Stefano, nel 2009 le prove generali, nel 2010 la vittoria. Raccontaci un po' com'è andata questa gara. È andata bene o male come avevamo previsto con il direttore sportivo e i miei compagni. Sapevamo che, come abbiamo già detto prima partenza, il circuito era molto insidioso. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un ritmo più regolare nei giri sotto e poi l'ultimo chilometro si è decisa la corsa come si pensava. Sono riuscito a partire a 400 metri e magari rispetto all'anno scorso, dove avevo sbagliato che ero scattato e poi mi ero rialzato perché mi erano rimasti a ruota, quest'anno anche se mi è rimasto a ruota Redondo e Andriato ho comunque cercato di salire a un ritmo molto buono e ai 100 metri ho provato a aumentare per fare la volata. E ora la dedica? La dedica è d'obbligo ai miei compagni, perché senza di loro probabilmente non avrei ottenuto questo risultato, e poi ai miei direttori sportivi, a mia famiglia, un po' tutti quelli che mi sono vicini e mi aiutano ogni giorno per giorno. Un bel secondo posto, un pizzico di rammarico? Sì, all'inizio per prendere la salita avanti era troppo casino, era la squadra di lui che tirava, io ero dietro che non c'avevo la squadra perché mi avevano dato una mano prima, ho preso la salita e recuperato, alla fine mi ho trovato con lui è stato più brillante alla fine e mi ha battuto, ma pensavo che se la faceva passarlo, invece no. Sono molto contento perché quest'anno già hai vinto due, hai fatto due secondi posti, adesso aspetto fare il giro del Peschinettarine bene, aspettiamo starli dando battaglia. La condizione comunque è molto buona e l'hai dimostrato. Sì, una condizione abbastanza buona e adesso speriamo dimostrarla al giro del Peschinettarine. Presidente Gorni, si sta concludendo una bella manifestazione, una manifestazione che ha chiamato tantissimi atleti anche da fuori, una manifestazione che nel corso del tempo sta acquisendo sempre più importanza. Ma io direi che in questi ultimi 6 o 7 anni veramente la manifestazione ha preso livello, diciamo abbiamo aumentato un po' il bacino, anche le possibilità che si è riusciti a portare dei bei corridori, e speriamo sempre di migliorare un po' per il 50esimo lo spunto, e da quello spunto è nato, diciamo, un altro modo di imporre il ciclismo, ecco. Io ogni anno la federazione ci impone sempre delle cose diverse, anche noi se vogliamo stare un attimino a livello e in media dobbiamo per forza aggiornarci. E sicuramente devo ringraziare 2 o 3 gruppi qua, non faccio differenza, però che sono sempre quelli che nel mondo sportivo di Botticino ci danno una mano, o se no veramente sarebbe difficile oggi. E quindi ci diamo un appuntamento? Ma io spero è il prossimo anno, il 55esimo è già in cantiere e speriamo di riuscire a fare bella figura come noi ci proviamo.